Continuano in modo serrato le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i rapinatori del discount di Trinità. La rapina è stata messa a segno, ricordiamo, 2 giorni fa. Sono diversi gli elementi sui quali lavorano gli inquirenti sotto la guida del capitano Davide Acquaviva per cercare di arrestare chi, armato di pistola, ha svuotato le casse del market salese dopo aver minacciato i cassieri e il suo complice che lo attendeva all'uscita alla guida di un'auto. Ed è proprio l'auto il primo elemento sul quale sta lavorando l'arma dei carabinieri. Si tratta di un Opel Corsa, nuovo modello. I militari hanno individuato il tipo di vettura usato per la fuga dopo la rapina. Non solo, da quanto trapela, anche la targa sarebbe stata identificata e risulterebbe collegata a un'auto rottamata anni fa nel Vallo di Diano. Questo potrebbe far propendere verso una pista interna al Vallo di Diano, pista già battuta in quanto il rapinatore aveva un accento salernitano. E infine, altro elemento sul quale i carabinieri del nucleo operativo lavorano, si sta studiando anche la particolare postura e camminata del rapinatore per cercare di chiudere il cerchio.